Il Papa domenica scorsa annunciava: sto per partire, sto per andare a Rio de Janeiro, sto per andare a incontrare i miei ragazzi, i vostri ragazzi. Andiamo a vedere Papa Francesco a Castel Gandolfo. E un'altra intenzione vorrei affidare alla Madonna, con tutti voi, ma pregare insieme alla Madonna, a tutti. È ormai vicina la giornata mondiale della gioventù di Rio de Janeiro. Ma si vede che ci sono tanti giovani di età, ma tutti siete giovani di cuore, eh? Ma complimenti, eh? Io partirò tra 8 giorni, ma molti giovani partiranno per il Brasile anche prima. Preghiamo allora per questo grande pellegrinaggio, che comincia perché Nostra Signora di Aparecida, patrona del Brasile, guida i passi dei partecipanti e apra il loro cuore ad accogliere la missione che Cristo darà loro. Questo Papa Francesco domenica scorsa a Castel Gandolfo, ma poi noi andremo oggi in Piazza San Pietro, già è pronto il nostro collega Silvio Vitelli. La nostra è una finestra oggi su Piazza San Pietro per gustare insieme Papa Francesco. Lo facciamo tutta la mattinata, è una corsa verso l'Angelus di oggi, che è l'Angelus della partenza. Oggi nel nostro salottino, lo vogliamo fare insieme ai nostri telespettatori. Certo. Direttore... Perché mi ha colpito? Perché ti ha colpito? Perché vedi, anche in questa settimana il Papa ha reso noto un documento che in termine tecnico si dice chirografo perché scritto a mano e col quale rendeva nota una sua decisione. E in questo documento non parla in prima persona ma parla col noi plurale, in prima persona plurale. Noi desideriamo, noi decidiamo, eccetera. E quando gli altri devono rapportarsi a lui, dice: ci aspettiamo, chiediamo che ci presentino, eccetera. Quindi noi e ci. Non è il plurale maiestatis, come qualcuno l'ha detto. Siamo noi e siamo nessuno. No, sono assolutamente persuaso che questo noi, in questi testi ufficiali, sia un plurale humilitatis. Cioè il Papa quasi si vergogna di dire: io decido, io stabilisco, io desidero, io voglio, eh? E allora quasi pudicamente si nasconde dietro noi. Però quando domenica scorsa doveva spiegare che stava per partire verso Rio de Janeiro, dice: io partirò, io. Quell'io mi ha colpito moltissimo, perché diceva un'assunzione in prima persona di tutto il progetto. Io partirò. È il Papa che si fa carico dell'esperienza avviata da Giovanni Paolo II, voluta, cullata, amata, cesellata da Giovanni Paolo II, assunta e cesellata da Benedetto, e che adesso egli fa proprio. Lui, che per una serie di contingenze e anche perché non ama molto viaggiare, non amava molto viaggiare, non ha partecipato mai a nessuna GMG, ma stavolta partecipa, è la sua prima GMG e lo fa da Papa. Disegno imperscrutabile. Bellissimo.